Vi è mai capitato di vedere dei crafting totalmente falsi nelle miniature di YouTube? Ok, mi ci metto dentro anch'io, anche le mie a volte sono clickbait. Tipo questa e questa. Ma quest'oggi siamo qui per trasformare in vero tanti crafting che in realtà non esistono. Ma scusate, perché c'è una porta se qua c'è il cielo? Dove ti potrà mai portare? Eh? No, 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 no! Come fa ad esserci una stanza così grande? Sono confuso. Ah, ci abbiamo una spada. Allora, come vedete, ci abbiamo degli smeraldi. E questo a quanto pare è il crafting di questi smeraldi. Mi stai forse dicendo che posso creare un elmetto? Oh mio Dio! Ok. Wow, ho sempre sognato di craftare un elmetto in smeraldo. Che bello! E quindi, ovviamente, con questo farò il corpetto. Mamma mia, ragazzi! Proprio come i clickbait di YouTube. Ah, voilà, armatura in smeraldo. Ok, ci facciamo anche i piedini. Bellissimo. E qua che cosa c'è scritto? Inizia prova. Che vuol dire? Oh, trova una via d'uscita. Oh, oh, oh. Oh, no, 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 no. Dove sono? Nelle backrooms. Sono nelle backrooms. Oh, ok, ok, abbiamo un'armatura abbastanza potente. Dobbiamo cercare di sopravvivere a questi mostri. Devo trovare la via d'uscita. Dov'è la via d'uscita? Ma che cavolo, aiuto, aiuto. Ragazzi, sono tantissimi, vi prego. Ok, credo di essere morto. No, ho trovato la pedana. Oh, prova completata. Visto? Mai dubitare dell'imperatore. Ah, ci abbiamo un'altra porta. Ok, con una spada in diamante e dei secchi di lava. Dai, no, non scherziamo, non scherziamo. Questo lo sanno anche i muri, che è un crafting falso. E ovviamente non uscirà nulla. Oh, cavolo. Ok, spada di lava. E chiaramente c'è anche la sua controparte, la spada d'acqua. No, dai, non è vero, funziona? E che cosa fa? Inonda i nemici? Li fa affogare? Ok, spada di lava, spada d'acqua. E qua invece abbiamo... No, 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 no. Oddio, fermi, non mi dire. Mela di diamante? Wow, che figata! Bellissima la mela blu. Ok, come faccio a provarle? Ecco qua, inizia la prova. Via! Ma dove cavolo sono finito, ragazzi? Questo è uno stadio e quello è il pubblico. E qua c'è una pedana a pressione che fa partire... Nessi. Allora, va bene che sono un imperatore, ma mi sembra un pochettino esagerata tutta questa gente. È un esercito. Allora, mangiamoci subito la mela di diamante che mi dà... Oh, wow! Mi dà 20 cuori in più? Blu? Ok, la spada di fuoco, o meglio, la spada di lava, dà ovviamente fuoco a tutti i nemici. E però voglio provare la spada d'acqua. Vediamo. Oh, che figo! Cosa fa? Guardate, ci sono tipo delle particelle d'acqua. Mi sa che li faccio affogare. Oh mio Dio! Ma sono potentissimo! Sia con l'armatura di smeraldo che con la spada di lava. E poi con la mela di diamante. Ciao, non mi fate nulla, stupidi. Vi massacro tutti! Bello, dovrebbero aggiungerli questi crafting su Minecraft. E non solo senza morire, ma senza neanche mangiare tutte quante le mele di diamante. Ma quanto sono forte! Prossima stanza! Oh, cos'è questo crafting? Ok, ci dà delle frecce, bene. Chiaramente dobbiamo craftare una specie di arco. Però perché con i lingotti d'oro? Quindi così, poi così. L'arco d'oro. Oh, sono molto curioso di provare questo. E questo? Con un elmo in limone. Cosa ci fai con un elmo in limone? Allora, elmo su, smeraldo qua e tutto attorno. Ah, questo è il crafting del totem? Beh, non lo sapevo. Non lo sapevo. Buono a sapersi. Iniziamo la prova. Vabbè, ovviamente non dobbiamo provare il totem. Quello che devo provare è soltanto l'arco. Voglio capire che cosa fa esattamente. Fa semplicemente... Wow, wow, che è successo? Li tira tutti... Aspetta, c'è qualcosa che non va, perché dopo che li colpisco, saltano tutti in aria e prendono danno. Che cos'è che fa quest'arco? Ragazzi, guardate quanto è potente! Li sto decimando! È potentissimo per qualche strano motivo, non capisco cosa stia facendo, ma lo fa! Mangia la mela, va, ciao! Sì, 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 vai, continuate a tirare gli stupidi tridenti, che io vi one shot col mio arco potentissimo! No, ragazzi, cioè, è durata meno quello con l'arco di quello con la spada. E addio. Oh, oh cavolo, ok, non pensavo ci fosse anche un boss. Va bene, va bene. Guarda quanto danno gli fa quest'arco. È fortissimo. Mi piacerebbe poter... sì, ti piacerebbe a te, no? Mi piacerebbe poter aggiungere dei minerali alle mie armi. Quindi creare un arco d'oro, un arco in netherite, un arco in diamante. Sarebbe una figata. E Wither, addio. Prova completata. Beh, le stanze comunque sono tante. Ce ne sono ancora? Sì. Allora, destra o sinistra? Proviamo questo. Dove sono finito? Che cos'è sta roba? Ci sono tante crafting table. Mi dice di mettere tante crafting table tutte insieme per creare, oh cavolo, la mega crafting table.
Cosa? Ma scusa! Ma... Ok, è una crafting più grande. E qua ci abbiamo tantissimo ossidiana e un diamante. Che cosa potrebbe mai uscire da una roba del genere, scusate? Non riesco a capirlo. Ah, certo! La bedrock! Quindi è così che si crafta la bedrock? Non lo sapevo. Non lo sapevo. Ora adesso lo sappiamo. Ed è vera bedrock, presumo, no? Sì, è verissima bedrock. Visto, ragazzi? Che ci vuole a craftare la bedrock? Dice Kendall con l'armatura in smeraldo e la spada di lava. E qua dentro invece... Ma che cavolo è sto crafting? Non me lo ricorderò mai. Allora, qua mi chiede di mettere 9 mega crafting table tutte unite. Ho paura. Ho veramente paura. Esce l'OP crafting table. Ok. E la piazziamo qua. Che è ancora più grande di quella di prima. Allora, qua invece abbiamo tanta sabbia e tanta gunpowder. Io credo di sapere dove sta andando a parare. Aspetta, fammi capire qual è il pattern. Quindi è sabbia, 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 sabbia. Ok, ho capito. Sabbia, 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 sabbia. E dovrebbe essere così. Spero di non aver sbagliato. Ragazzi, questo è il crafting della TNT. Però, cioè, è gigante. Che cosa esce fuori? Ho paura. Aiuto. Vediamo. La mega TNT. Wow. È più grande di me. Letteralmente più grande di me. Inizia la distruzione. No vabbè ragazzi, sono in creative. Ho la mega TNT e posso distruggere tutto. Diamo inizio al divertimento. Ok, sono curioso di vedere quanto danno faccia questa TNT. La piazziamo qua. Ok, l'esplosione è partita. E oh mio Dio. Ok, non pensavo. Non pensavo. Wow, ho distrutto tutto il villaggio. Con una sola. Cioè ragazzi, mi immaginavo che rompesse tipo un centinaio di blocchi. Non pensavo tutto. Oh cavolo. Proviamo a far esplodere sto castello. Allora, mettendola qua dovremmo avere più fortuna. Via. Scappa, 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 scappa. Sta esplodendo tutto. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Guardate che danno immenso. Ho raso al suolo tutto. Beh, bellina la mega TNT, devo dire, eh. E adesso resta l'ultima stanza. Ok. Boccettine di miele in questo modo. E creo gli scarpini di miele. No. Ma che cavolo. Ma perché? Sembrano piedini d'oro. Mi posso attaccare al muro. Inizia la prova, via. Dai. La prova è un parkour. Allora, sembra facile, ma non lo è. Perché in realtà, sti scarpini, porca miseria, ti rallentano. Non so come spiegarlo. Ecco, visto? È difficilissimo. Eh sì, ciao, perfetto. È difficilissimo muoversi con sti cosi, dai. Allora, mi tolgo tutto. Tengo soltanto gli scarpini. Kendall è il re del parkour. Perché non salta a volte? Ho come l'impressione che a volte si blocchi perché tipo... Si attiva il potere dello scarpino! Allora, questi li togliamo. Ho un'idea. Quando non serve, li tolgo. Quando serve, li rimetto. Togli. Rimetti. E non va. Per chi non lo sapesse, Fettenderi è il mio programmatore, quello che vedete a destra. Ed è lui che ha fatto questa mappa e questo maledetto parkour! Ed è per questo che le mie reazioni sono tutte quante vere. Perché io la mappa non la conosco. La crea lui. Allora, sto salto è maledetto. Non mi dà... Perché non mi dà la sprint? Io odio il parkour col miele, lo sapete. È l'unico tipo di parkour che veramente odio. Mech. Perché è instabile, non viene bene. È uno stupido parkour. A volte il salto va e a volte non va. E quando non va come fai? Non ci puoi fare nulla. Devi soltanto provare, provare, provare. Dai, 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 dai! Alleluia. Ok, ora mi tolgo le scarpine. Mi attacco qui. Fermo, non cadere. Adesso andiamo lì. Andiamo lì su. Eh no, invece non ci andiamo. E se facessi così? Ok. Boom, un genio. No. Perché questo parkour è così complicato? Qualcuno me lo può spiegare? Sto avendo più difficoltà con un parkour del genere che con tutte le mappe che ho fatto in vita mia. Dai. Ecco, gli scarpini in miele sono una cosa che non vorrei. Perché se poi devi fare sti parkour... Oh. Che cavolo... No, vabbè. Devi avere il tempismo giusto per lo slime. No, vabbè, ma ragazzi, è follia. Ma è follia. Ma il mio programmatore mi odia. Ma perché ha fatto una mappa così difficile? È impossibile. È impossibile. Ok, sali qua su. Poi qua. Poi qua. Fammi salire! Non mi fa salire! Stupido pistone appiccicoso. Oh, oh! No! Ma c'ero... C'ero praticamente riuscito. Credo di aver capito come si fa. Voilà. Che cosa cavolo. No dai. No 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 no. Questa è pazzia. Ma come faccio a fare quel salto?
Ma ragazzi, è impossibile. Oddio, ce l'avevo quasi fatta. Ok, è possibile. No, 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 no. È follia. 3, 2, 1 e... vai! Ok. Ragazzi, il video finisce qua. 84 morti, siamo soltanto a livello 3. Se volete vedere tutta questa mappa parkour, dovete lasciare più di 9000 mi piace, perché mi sembra veramente impossibile. Non la voglio fare. Dal vostro Kendall è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!